Buongiorno a tutti e benvenuti alla lezione di lingua italiana per la terza classe. Mi chiamo Sandra Zrnkovic-Crancez e il tema di oggi è il mio viaggio più bello. Dragi učenici, drage učenice, dobrodošli na sat talijanskog jezika. Ja sam Sandra Zrnkovic-Crancez, a naša današnja tema je moje najdraže putovanje. Nakon današnje lekcije moći ćete razumjeti informacije o različitim vrstama putnika i njihovim sklonostima na putovanjima, razumjeti kratak i jednostavan tekst na temu putovanja, pravilno primijeniti oblike glagola u perfektu, te napisati kratak i jednostavan tekst o putovanju uz pomoć slikovnog predloška. Per la lezione di oggi vi servono il quaderno o un foglio di carta, una matita o una penna e la connessione internet. Vi ricordo che potete fermare la video lezione in qualsiasi momento. Attività 1. Osservate le seguenti foto. Come preferite viaggiare? Quale mezzo di trasporto è il vostro preferito? Possiamo viaggiare in macchina, in motocicletta, con la nave, in aereo, in camper, con il traghetto, in treno, e in autobus. Risposte possibili. Preferisco viaggiare in aereo. Il mio mezzo di trasporto preferito è il treno. Mi piace viaggiare in motocicletta. Attività 2. Fermate la registrazione del video e abbinate gli aggettivi. Soluzioni. Un viaggio può essere comodo o scomodo, veloce o lento, originale o convenzionale, piacevole o spiacevole, rilassante o stressante, interessante o noioso, lungo o breve, economico o caro. Scegliete alcuni aggettivi per descrivere il viaggio in macchina, in aereo o in treno. Ecco una risposta possibile. Il viaggio in aereo è breve, comodo e interessante, ma anche un po' stressante e caro. Attività 3. Che tipo di viaggiatore siete? Viaggiatore avventuroso, viaggiatore last minute, viaggiatore tutto relax, viaggiatore fai da te, viaggiatore solo agenzie. Che tipo di alloggio preferite? Campeggio, ostello o un ostello della gioventù, albergo, appartamento, pensione, ambiente familiare, agriturismo, presso un'azienda agricola, bed and breakfast, couchsurfing, presso una persona a casa sua. Ecco un esempio. Sono un viaggiatore tutto relax e preferisco scegliere un albergo lussuoso. Attività 4. Ascoltate la registrazione e indicate a che tipo corrispondono i tre intervistati secondo le loro preferenze sui viaggi: turista, viaggiatore e viaggiatore slow. Quale mezzo di trasporto preferiscono e quali sono le loro preferenze sui viaggi? Lucia.
Secondo me, il treno è il mezzo di trasporto ideale per vedere tantissime cose. Ho bisogno di andare alla scoperta e non mi piace programmare ogni tappa, ogni spostamento. Preferisco fare meno tappe, ma farle bene. Mi piace conoscere persone nuove in vacanza e non solo visitare i monumenti e i musei. Prima del viaggio mi informo della cultura del paese e preferisco organizzare tutto da sola. Viaggio sempre molto leggera e porto con me solo uno zaino. Per quanto riguarda alloggio, preferisco piccoli B&B o ostelli perché sono più economici, dove si possono fare tante conoscenze. Mi piacerebbe anche visitare un paese esotico e così confrontarmi con culture diverse. Alice. A me piace moltissimo viaggiare in aereo, si arriva velocemente e il viaggio è comodo. Prima del viaggio mi informo sempre presso le agenzie di viaggi perché trovo stressante organizzare da solo un viaggio. Quando sono in vacanza mi piace avere qualche comodità nell'alloggio, come per esempio l'aria condizionata e la televisione, e perciò sto sempre nei grandi alberghi con pacchetti all inclusive. Mi piace visitare grandi città d'arte e siccome ci sono moltissime cose da vedere in poco tempo, visito solo i luoghi e i monumenti consigliati dalle guide. Cosa dire? Preferisco affidarmi alle agenzie viaggi. Silvio. Mi piace viaggiare slow, con calma, preferibilmente in motocicletta o in macchina, e così posso fermarmi quando e dove voglio. Non devo vedere tutto, bisogna vivere quei luoghi che visiti e comunicare con le persone del luogo. Non preparo mai una lista delle cose da fare perché il viaggio dovrebbe essere un'esperienza e non una lista dei luoghi da visitare. Come alloggio, scelgo ostelli della gioventù quando sono in una città. In campagna preferisco agriturismi e così posso vivere in contatto con la natura, fare un giro in bicicletta o andare a cavallo. È importante assaggiare i prodotti locali poiché sono parte dell'esperienza di viaggio. Che tipo di viaggiatore sono secondo le loro preferenze sui viaggi? Lucia è un vero viaggiatore, Alice è un vero turista e Silvio è un viaggiatore slow. Attività 5. Fermate la registrazione del video. Dopo aver ascoltato la registrazione, risolvete il seguente esercizio. Abbinate le frasi al tipo di viaggiatori. Per aprire l'esercizio, scansionate il codice QR o usate il link che appare sullo schermo. Zaustavite snimku videa. Nakon što ste poslušali snimku, riješite zadatak. Pridružite rečenice određenoj vrsti putnika. Zadatak možete otvoriti skeniranjem QR koda ili jednostavno kopirajte poveznicu. Soluzioni. Un turista preferisce avere delle comodità, affidarsi alle agenzie di viaggi, visitare grandi città d'arte e visitare i posti consigliati dalle guide. Un viaggiatore preferisce fare meno tappe, ma farle bene, conoscere persone nuove, informarsi sulla cultura del paese prima del viaggio e aver bisogno di andare a scoperte. Un viaggiatore slow preferisce viaggiare con calma, non preparare una lista delle cose da fare, essere in contatto con la natura e assaggiare i prodotti locali. Scrivete che cosa vi piace o non piace fare quando viaggiate. Ecco un esempio. Quando
Quando viaggio preferisco conoscere nuove persone, essere in contatto con la natura, assaggiare i prodotti locali e viaggiare con calma. Non mi piace affidarmi alle agenzie di viaggi o visitare solo i luoghi consigliati dalle guide. Attività 6. Rispondete quali problemi possono succedere durante il viaggio. Abbinate le frasi alle foto. Adesso fermate la registrazione del video e risolvete l'esercizio. Vediamo le soluzioni. Durante il viaggio potete perdere i documenti, essere derubati, smarrire i bagagli, perdere l'aereo, prendere il treno sbagliato, avere i problemi di salute. Attività 7. Fermate la registrazione del video e guardate il video. Dopo aver guardato il video, rispondete se le affermazioni sono vere o false. 1. Couchsurfing è un modo di viaggiare senza spendere molto. 2. Le persone da tutto il mondo offrono un letto o un divano a chi cerca ospitalità per qualche giorno. 3. L'idea di couchsurfing è nata recentemente. 4. Oggi ci sono più di 4 milioni di città da visitare che offrono un divano. 5. Se vuoi scoprire se il divano che hai scelto è buono, devi leggere i commenti degli altri viaggiatori. Soluzioni. 1. Couchsurfing è un modo di viaggiare senza spendere molto. Vero. 2. Le persone da tutto il mondo offrono un letto o un divano a chi cerca ospitalità per qualche giorno. Vero. 3. L'idea di couchsurfing è nata recentemente. Falso. L'affermazione vera è: l'idea di couchsurfing è nata tanti anni fa, nel 2003. 4. Oggi ci sono più di 4 milioni di città da visitare che offrono un divano. Falso. L'affermazione vera è: oggi ci sono più di 86.000 città da visitare che offrono un divano. 5. Se vuoi scoprire se il divano che hai scelto è buono, devi leggere i commenti degli altri viaggiatori. Vero. Attività 8. Fermate la registrazione del video e scrivete quali sono vantaggi e svantaggi di un viaggio come un couchsurfer. Ecco un esempio. Secondo me, viaggiare come un couchsurfer ha un vantaggio economico perché non devo pagare per l'alloggio. Posso fare amicizia con le persone provenienti da ogni parte del mondo. Gli svantaggi sono alcuni inconvenienti che possono capitare. Può succedere un incontro con animali strani in casa. Può accadere di avere problemi con il padrone di casa sugli orari dell'uscita e del rientro. Attività 9. Fermate la registrazione del video e scrivete una cartolina a un vostro amico. Raccontate un vostro viaggio usando il passato prossimo. Aiutatevi con le seguenti foto. Ecco le foto che vi possono aiutare. Fermate la registrazione del video e scrivete la vostra cartolina. Ecco un esempio. Caro Roberto,
Il fine settimana scorso ho viaggiato in treno in Italia. Prima del viaggio mi sono informata in un'agenzia viaggi. Ho deciso di andare a Pisa. Ho scelto un piccolo albergo nel centro della città. Ho visto la Torre Pedente e ho visitato molti musei. Ho conosciuto molte nuove persone e ho assaggiato alcuni piatti tipici. Mi sono divertita un sacco. Mancavi solo tu, tua Lucia. Prima di salutarvi, vi invito a fare un'autovalutazione delle vostre competenze legate alla lezione di oggi. Prije samoga kraja, procijenite u kojoj ste mjeri ostvarili ciljeve današnje lekcije. Znate li razlikovati sklonosti različitih tipova putnika? Možete li razumjeti kratak tekst na temu putovanja? Znate li pravilno primijeniti glagole u perfektu? Znate li napisati kratak tekst o putovanju uz pomoć slikovnog predloška? La nostra lezione finisce qui. Arrivederci, alla prossima!